618 giorni di guerra in Ucraina. Intorno alla mezzanotte, in un attacco russo alla città di Kherson, è morta una donna di 85 anni. Altre tre persone sono rimaste ferite. Le bombe hanno danneggiato diverse abitazioni civili. Attacco russo stamani anche nella regione ucraina di Odessa. L'amministrazione militare locale ha riferito che due persone sono rimaste ferite e che i missili di Mosca hanno danneggiato le attrezzature industriali di un cantiere navale. Mosca ieri ha fatto sapere di aver respinto diversi attacchi dell'esercito ucraino lungo le direttrici verso Kherson, Kupiansk e Liman, mentre oggi a Pechino, in Cina, il ministro russo della difesa, Sergei Shoigu, ha lanciato un nuovo avvertimento. La politica dell'Occidente di un conflitto sempre crescente con la Russia comporta la minaccia di uno scontro militare diretto tra potenze nucleari con conseguenze catastrofiche, ha dichiarato Shoigu parlando al forum Xiangshan in corso a Pechino. Dopo aver provocato una crisi acuta in Europa, ha proseguito Shoigu riferendosi alla guerra in Ucraina, l'Occidente cerca di estendere il potenziale del conflitto alla regione Asia-Pacifico, dove la NATO sta nascondendo un aumento di forze con un ostentato desiderio di dialogo.